Buongiorno amici trader e bentornati ad una nuova puntata con analisi tecnica di Finanza Online. Partenza in rialzo per Piazza Affari e le principali borse europee, in un clima improntato alla prudenza per le trimestrali societarie e per la BCE, che oggi terrà l'ultima riunione sotto la guida di Mario Draghi. Sono attese anche le riunioni delle banche centrali di Svezia, Norvegia e Turchia. Tiene banco sempre la questione Brexit, su cui Bruxelles deve ancora decidere. Ci sarà appunto un vertice domani per discutere della questione. L'ipotesi più probabile è comunque che l'uscita della Gran Bretagna venga slittata di altri 3 mesi, ovvero a fine gennaio 2020. In questa puntata parleremo di FTSE MIB e di 2 titoli petroliferi, Saipem ed Eni. FTSE MIB aperto oggi in rialzo in area 22.400 punti, riscattandosi da ribasso di ieri. In Italia l'attenzione dell'investitore è rivolta all'evoluzione della manovra 2020, su cui ieri sera Moody's si è espressa. Secondo l'agenzia di rating, Roma troverà un compromesso con Bruxelles senza andare allo scontro come avvenne lo scorso anno. Lo sguardo è rivolto anche al fronte societario, dove inizia la stagione trimestrale anche a Piazza Affari, con i risultati di Saipem, Mediobanca, STM e Moncler. Tornando al grafico, da qualche seduta l'indice italiano è entrato in una fase laterale a bassa volatilità, mantenendosi sostanzialmente nei pressi del livello chiave collocato a 22.330 punti. È statisticamente probabile quindi una fase di consolidamento accompagnata da volatilità con prese di profitto per la chiusura del ciclo trimestrale. Rialzi potrebbero arrivare successivamente anche se il grafico di medio e lungo periodo del FTSE MIB rimane positivo. In tale scenario, per operatività di breve short, si potrebbe aspettare la rottura dei 22.165 punti, con target 21.795. Più importante è il break di quest'ultimo livello, che ha sostenuto i corsi a settembre, con possibile discesa verso area 21.500 punti. Il supporto principale si colloca invece a 21.000 punti, data la presenza della media mobile 200 periodi. Il break di tale livello genererebbe accelerazioni verso 26 e 20.000 punti. Al contrario, per avere un chiaro segnale rialzista bisognerà attendere il superamento del massimo annuo, toccato 17 ottobre a 22.663 punti, con possibile salita verso 22.852 e 23.000 punti. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Oggi partenza sprint per Saipem in area 4,14 euro, gettandosi alle spalle il ribasso dell'1,6% della vigilia. A sostenere le quotazioni i risultati dei primi 9 mesi del 2019, che vedono un ritorno all'utile e nuovi contratti in discesa crescita. Dal punto di vista grafico, il titolo della società attiva nei servizi petroliferi tenta di riscattarsi e invertire il trend ribassista avviato dopo aver testato la resistenza statica collocata a 4,735 euro. Saipem si trova ora per la seconda volta nel giro di un mese a tentare il rimbalzo dal livello di supporto molto importante, rappresentato dal 38,2 Fibonacci a 4 euro, di tutto il downtrend avviato ottobre 2018 e dalla trenda rialzista di medio periodo costruita su minimi di dicembre 2018 e ottobre 2019. Il primo ostacolo al rialzo per il titolo è il 50% di Fibonacci a 4,3 euro, dove passa anche la media mobile 200 periodi. Il superamento di tale livello potrebbe aprire la strada verso successivi target posizionati a 4,58 e 4,73 euro. Invece il break deciso della zona di supporto che abbiamo descritto prima, in area 4 euro, potrebbe provocare un segnale di debolezza con target 3,8 e 3,5 euro. Scopri cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Eni parte in territorio positivo in area 14,1 euro, proseguendo guadagno dello 0,8% messo a segno ieri. Quadro grafico incerto per il titolo del colosso dell'oil and gas, che dopo lo sciviglione di agosto ha avviato rimbalzo, tornando nei pressi di 14 euro. Le ultime sedute sono però entrate in una fase laterale di breve, senza prendere una direzione precisa. Il mercato infatti è ormai focalizzato sui conti trimestrali in arrivo domani, che potrebbero fungere da market mover per il titolo. Lo si vede anche dai volumi bassi e da RSI che rimane sul livello intermedio del 50. Tale scenario dunque non si possono escludere ulteriori cali. Una rottura in chiusura dei 13,72 euro aprirebbe ribassi verso 13,42 e 13 euro, supporto chiave per il titolo. Al rialzo invece o si attende il superamento dei 14,2 euro, dove passa la trend ribassista sui massimi di aprile e settembre, con target 14,4 e 15 euro.
Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.